Oggi costruiremo insieme il nostro Tenbin. Cos'è un Tenbin? È quello che state guardando. Il Tenbin è un divergente comunemente realizzato in acciaio inox, importato da una tecnica di pesca che sta prendendo sempre più piede in Italia, il nage, tecnica che arriva dal Giappone, che è un'alternativa al nostro surf casting. Particolarmente differente dal surf casting per ciò che riguarda tutto l'assetto pescante. Oggi andremo a vedere una parte del suo assetto pescante che è questo Tenbin. Nei prossimi video vedremo anche la realizzazione del sabiki, che è quindi la lenza che segue il piombo, come si costruisce, e man mano poi che costruiremo e che parleremo di Tenbin e sabiki, parleremo del nage in generale. Questo è quello che noi sappiamo fare, quello che troverete anche in vendita sul nostro store Fishing Evolution. Sicuramente ci saranno modi diversi di costruire un tenbin, ci saranno dei modi, dei tenbin diversi come forma. Noi sappiamo fare questo e umilmente questo insegneremo a costruire. Tutti i componenti che utilizzeremo per costruire questo tenbin li troverete qui. Dai, esci. Dai, tocca a te. Un attimo. Quando dico tutti i componenti, li troverete qui, tu esci, ok? Tutti i componenti che utilizzeremo per costruire questo tenbin li troverete qui su in alto a destra. Bravo. Ora avviciniamo la nostra cam, la posizioniamo sul nostro banco dei tutorial come al solito e ci andremo a costruire passo passo il nostro tenbin. Bene, eccoci qua sul nostro banco dei tutorial. Oggi costruiremo questo tenbin così come lo vedete. Poi andremo a vedere qualche variante, tipo con il piombo fluttuante. Andremo a vedere come agganciare il piombo e realizzare questo attacco antigroviglio. E cosa che non ho detto in apertura, il tenbin si presta, oltre alla tecnica giapponese, il nage, si presta anche benissimo per la tecnica portoghese, per la linea lunga. Infatti, essendo un divergente a braccio lungo molto morbido, è ottimo anche per pescare con qualunque linea. Per linea intendo linea lunga, sabiki o qualunque bracciolo lungo, braccioli lunghi. Ottimo da prendere in considerazione anche per la pesca con il pasturatore, dove ci sono fiumi con correnti sostenute e abbiamo bisogno di pasturatori molto pesanti, dato che la struttura è in acciaio inox, o per pescare a scarroccio dalla barca con una bella coda di drago. Vieni, 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 scarroccia fino a qua, perché adesso dobbiamo andare a vedere che cosa ci serve per costruire questo tenbin. La nostra pinzettina becchi tondi, immancabile quando si lavora con l'acciaio. Una pinza e una tronchese. Però, se la pinza già dispone di tronchese, a questo punto utilizziamo pinza con tronchese incorporata. Le nostre bacchette rolling, le bacchette quelle con la girella rolling incorporata, lunghe 20 cm, che poi andremo a spuntare di un paio di centimetri, con diametro da 1,2. Con la bacchetta rolling faremo la base verticale, questa, la base portante, quella che porta il piombo, quella che deve tenere il lancio. Infatti è da 1,2 mm. Poi le nostre bacchettine da 1 mm, invece, queste qui più morbide, le utilizzeremo per il bracciolo orizzontale, quello dove andremo a collegare la nostra linea. Ripeto, io per linea intendo sempre bracciolo lungo, linea lunga, sabiki e tutto ciò che va collegato su questo bracciolo. Poi a fine video faccio un po' di ringraziamenti, ma faccio un po' di ringraziamenti. Le nostre perline, diametro 5 con foro da 1,2 mm. La perlina ha un'importanza sua perché non si deve incastrare su questa curva, ma poi soprattutto deve essere potente, potente perché è qui che viene compressata dal moschettone che supporta il piombo, quindi se non è una perlina potente potrebbe scoppiare. In merito a questo vi dico che poi tra qualche giorno, forse le trovate già disponibili qui su nella scheda, arriveranno le perline adatte per il montaggio del sabiki in acciaio inossidabile. Fantastiche. Poi andremo a utilizzare, ci servirà una girella abbastanza potente per realizzare l'attacco del piombo con uno spin link breakaway.
che andremo ad inguainare con del termorestringente per evitare eventuali grovigli, dato che si pesca con linee molto lunghe. Cosa ci manca? Ci manca la parte finale, la chiusura. La chiusura la andremo a fare semplicemente costruendola in questo modo, e qui ringrazio il mio amico, l'artigiano dell'acciaio, Vincenzo Marano. Questo è stile Vincenzo Marano, realizzata con una perlinetta con foro da 1 mm, che poi andrà in castro, lo vedrete, ed un pezzettino di guaina termorestringente. Via! Partiamo, eh? La prima cosa che andremo a fare, andremo a lavorare sulla bacchetta portante. Sulla bacchetta portante, innanzitutto la portiamo a circa 17 cm, ne leviamo circa 3. Inseriamo all'interno della bacchetta portante subito la girella con spin link e andiamo subito a vedere come realizzare girella e spin link inguainato per evitare grovigli qui addosso a questi baffettini. Innanzitutto inseriamo lo spin link all'interno della girella, o inseriamo la girella all'interno dello spin link, creando un attacco in questo modo con girella incorporata. Poi prendiamo un pezzettino di guaina, la misura è 4,8, lunga dal corpo della girella alla piega orizzontale dello spin link. La inseriamo, la facciamo passare sotto il baffo dello spin link, la incastriamo. Eccoci qua. La prendiamo con una pinzetta e andiamo a scaldare. Teniamo la girella verso il basso, perché se la teniamo verso l'alto si chiude su se stessa, perché le girelle rolling, vedete che cosa fanno? Ta-ta. Quindi la teniamo verso il basso e andiamo a scaldare. Abbiamo realizzato un attacco rapido antigroviglio che snoda benissimo, al quale potremo poi agganciare il nostro piombo, la nostra zavorra, rapidamente con un semplice clic. Clic. Ok, sfiliamo il piombo e inseriamo girella e spin link sulla nostra bacchetta. Dopo la girella e lo spin link inseriamo una perlina. Ad oggi sto utilizzando le nostre perline diametro 5. Tra pochi giorni saranno anche disponibili le nuove perline in acciaio inossidabile. Andiamo a realizzare un occhiellino in fondo. Questo l'abbiamo già visto nel video dei mini travi. Prendiamo l'acciaio a filo becco tondo, facciamo un giro completo e creiamo una P. Adesso inseriamo un becco all'interno dell'occhiello della P, un becco esterno, e andiamo a girare leggermente il collo di questa P indietro, di poco. Ora, con la punta della tronchese, andiamo a pizzicare l'estremità del baffo di questo occhiello e ne andiamo a tagliare circa un paio di millimetri. Ora chiudiamo l'occhiello con la parte piatta della pinza. E l'occhiello è pronto. Con la base piatta di questa pinzetta a becco tondo, la parte finale che è piatta, andiamo a piegare di 90 gradi l'ultima parte con l'occhiello. 90 gradi. Ora poggiamo ancora l'asta sulla parte piatta, abbattuta dell'angolo di 90 gradi, e facciamo un'altra piega di circa 45 gradi. Quello che dobbiamo realizzare in pratica
è una punta, una V. Ora andiamo a lavorare sulla bacchetta orizzontale, quella che porterà il bracciolo da un millimetro più morbida. Effettuiamo anche qui un occhiellino, una P, inseriamo un beccuccio interno e un esterno e andiamo a storcere indietro leggermente il collo di questa P. Asportiamo un paio di millimetri di questo baffettino ma non lo chiudiamo subito. Non lo chiudiamo subito perché questa bacchetta, essendo già dotata di girella, poi dopo non posso inserirla dall'alto. Quindi facciamo questa manovra. Lo pieghiamo, andiamo a appoggiarla sempre all'interno, nella parte piatta della nostra pinzetta. Facciamo una piega a 45 gradi, 45 non 90, 45 gradi. Ora tagliamo questa bacchetta circa un paio di centimetri più lunga della base portante, ci prendiamo la misura, la tagliamo un paio di centimetri più lunga, spostiamo verso l'alto perlina e moschettone, inseriamo la bacchetta all'interno dell'occhiello e andiamo ad abbracciare con l'occhiello aperto, andiamo ad abbracciare la base portante, lo inseriamo all'interno in questo modo, vedete? Una volta inserito dentro l'occhiello, allora sì, potremo andare a chiudere l'occhiello che abbraccia anche la base portante. Eccolo qua, fatto, occhiello chiuso. Andiamo giù, eccolo qui, il tambino è quasi finito. Adesso andiamo a creare una chiusura come questa. Come la facciamo? La facciamo semplicemente utilizzando una perlina, dove sei? Qua, una perlina Fishing Evolution o qualunque altra perlina ovale con diametro un millimetro, forse queste saranno anche un millimetro scarso, perché il bello di queste perline è che sulle bacchette da un millimetro vanno ad incastro, vanno proprio ad incastro, bisogna anche forzarle per inserirle e non si muovono da sole. Ora prendiamo un pezzettino di termorestringente della misura 3,2, ne tagliamo le forbici, eccole qua, ne tagliamo circa 3-4 cm, la inseriamo nella bacchetta e la facciamo salire, anche questa va leggermente forzata, la facciamo salire sopra la perlina, deve rimanere qui, il termorestringente deve passare la perlina solo di un paio di millimetri. Spostiamo tutto indietro perché adesso andremo a fare l'occhiello qui e andiamo a restringere il termorestringente solamente nella zona della perlina. Vedete qua c'è un collo si è formato e all'interno sotto c'è una perlina che ci aiuta lo scorrimento del termorestringente, che è colei che ci tiene poi bloccato questo cappuccetto scorrevole. Ora andremo a realizzare l'occhiello. Dato che questo tambin lavora in questo modo, l'occhiello lo gireremo verso l'alto. Prendo con la pinzettina e vado a chiudere, a realizzare un occhiellino verso l'alto. Stesso discorso, torniamo un po' indietro, asportiamo un pezzettino di questo occhiello e andiamo a chiudere, ma non tutto, questo rimane leggermente aperto per l'inserimento di un'asola oppure di una girellina, perché in caso di linea lunga tanti montano la micro girellina di partenza o la girellina tripla che scarica bene le torsioni, quindi lo lasciamo aperto per inserire una girella, una girellina tripla o un'asola. Questa è la chiusura.
che sormonta sull'occhiellino, inseriamo dentro la nostra linea con asola o girella tripla e andiamo a chiudere con il nostro cappuccetto. Il nostro tenbin è stato realizzato, tenbin in acciaio inox, doppio diametro perché l'1,2 è quello che porta il piombo, l'1 è quello che ammortizza anche le testate del pesce sull'eventuale sabichi, linea lunga che sia. Cosa importante che non ho detto è... vorrei spendere due parole per quanto riguarda il piombo. Il piombo del generalmente abbinato al tenbin è un piombo che ha una parte superiore galleggiante, perché serve per dare un po' più di sollevamento al piombo, per alleggerirne il peso in fase di recupero, per dar modo di sentire sulla canna se poi a seguire ci sono pesci, dato che il tenbin lavora in questo modo. Piombo a monte, braccioli sotto, a differenza del nostro surf casting che conosciamo generalmente con travi dove abbiamo piombo alla fine e braccioli laterali, sul tenbin abbiamo piombo a monte e braccioli a seguire. In merito a questo proponiamo anche la possibilità di inserire sopra al piombo, generalmente un'ogiva, dei mini lift. Mini lift sono queste alette nere che vengono posizionate sopra il piombo, che tendono a staccarlo da terra, a sollevarlo in fase di recupero. Sollevando il peso del piombo a recupero è più facile sentire se a seguire sul nostro sabichi, sulla nostra linea, abbiamo pesci. Prima di concludere vorrei ringraziare un po' di amici che mi hanno dato possibilità di aumentare la conoscenza su questa tecnica, come Marco Valeri, Corrado Micheli, Marco Guardabasso, Andrea Batini. Grazie a loro, confrontandomi un po' con questi amici, chiedendo informazioni, sono arrivato un po' a chiarirvi anche un po' l'idea su questa tecnica. Ma qualora fosse interessati a saperne di più, vi lascio il link di una pagina Facebook qui sotto, la trovate qui sotto in descrizione, di una pagina Facebook chiamata Team Nage. Lì ci sono i mentori del Japan Style come i fratelli Sequino, Corrado Micheli, Bevi l'acqua, che tra l'altro è quasi prossimo a un corso sul Japan Style, Cipollaro e tanti altri. Ho comunque visto che chiunque scrive su quel gruppo ha una risposta da qualcuno. È una tecnica che sta prendendo molto piede, ne parleremo anche nei prossimi video, vedremo come montare un sabichi, come montare una linea lunga, eccetera, 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 eccetera. Se questo video ti è piaciuto, se hai imparato almeno una cosa, ma dico una, lascia un like e condividila su Facebook. Se non ti è piaciuto, non lo dire a nessuno. Tutti gli accessori utilizzati li trovate nella scheda in alto a destra oppure nel link in descrizione. Qui in basso, a destra o a sinistra, non mi ricordo, trovi il bollino per iscriverti al canale e da qualche altra parte trovi tutta la lista dei video tutorial di Fishing Evolution. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!